Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Con queste parole, semplici ma rassicuranti, rivolte a delle donne che stavano andando al sepolcro di Gesù per ungerlo con oli aromatici, un angelo annunzia l'evento centrale della nostra storia, la risurrezione di Gesù. Nulla è più uguale a prima. La morte è stata vinta per sempre. Il Signore darà la vita anche ai nostri corpi mortali. Noi non andiamo verso il nulla, ma verso la pienezza di vita, nel tempo e nell'eternità. Quelle stesse parole oggi fa risuonare ancora la Chiesa. Cristo è risorto, non temete. Io vorrei riprendere le parole del Santo Padre Francesco per dire a ciascuno di voi di tenere sempre fisso nel cuore questo che è l'evento centrale della nostra fede. Lui vive e ti vuole vivo. È con te, cammina con te, non si allontana mai. Tu ti puoi anche allontanare, ma lui è sempre lì, che ti chiama, ti aspetta per ricominciare. Sono tante le situazioni in cui siamo presi da dubbi, angosce, paure, difficoltà di ogni genere. Provate a pensare anche a quello che stiamo attraversando per questa pandemia. È un nemico invisibile ma reale che stiamo combattendo. In tutte queste situazioni di sconforto, di abbattimento, il Signore è lì per ridarti ancora forza e speranza. E questo è il mio augurio. E questa è la nostra Pasqua. E questa è la nostra speranza. Il Signore è con noi, da risorto, per sostenerci e per camminare ancora oggi con noi e ridarci vita. Buona Pasqua a tutti.